Salve, sono Stefano Ginarini del Center for Family and Human Rights e vi raggiungo dagli Stati Uniti, da New York, e voglio parlarvi oggi di uno sviluppo recente in Argentina, dove alla fine dell'anno scorso il Congresso argentino ha legalizzato l'aborto. Ma quello che si è visto in tutto il mondo, le immagini degli attivisti pro aborto che esultavano nelle strade. Ricordo, sono gli stessi attivisti che hanno messo fuoco a chiese nel corso degli ultimi 2 anni, in vari posti nell'Argentina. Ma quello che i media mondiali di cui non hanno parlato è quanto sia estrema la nuova legge di aborto argentina. Si può parlare veramente di una nuova generazione di leggi pro aborto che si stanno espandendo in tutto il mondo, ma nessuna più estrema di questa Argentina. La legge dichiara l'aborto un diritto umano basato sui trattati internazionali, cosa che è del tutto falsa. Poi anche non parla più di donne o incinte o ragazze incinte, parla invece di persone gestanti. Questo perché, ovviamente, secondo l'ideologia del gender, anche un uomo può essere incinto. E infatti la legge, per lo più, tutti gli istruttori nelle scuole li obbligherebbe a insegnare l'ideologia gender e a sensitivizzare gli studenti a questo fatto, infatti. Cioè che gli uomini possono essere incinti. E poi la legge è estrema in molti altri modi, permette l'aborto per le bambine, ragazze giovani senza alcuna notificazione della famiglia o senza il bisogno del permesso dei genitori. Forzerebbe tutti i dottori e il professionale medico a partecipare negli aborti in tutte le circostanze dove l'aborto viene considerato una necessità medica, dove la vita della madre può essere a rischio e quindi contro la loro coscienza, per lo più obbligherebbe il personale medico a cooperare con l'aborto, indicando alle donne che stanno cercando un aborto dove ottenerlo, anche se loro non vogliono partecipare. E finalmente è così estrema la legge che persino proibisce che il personale medico cerchi di dissuadere una donna ottenere un aborto o perlomeno di presentargli alternative, l'adozione, l'assistenza familiare, quello che sia. Insomma, i dottori, i medici che vogliono aiutare una donna a evitare un aborto si troverebbero con le manette, non potrebbero agire. Insomma, qui ci troviamo di fronte a una legge estrema. L'Argentina è caduta alla lobby abortista mondiale, dopo l'Irlanda, possiamo anticipare grandissime pressioni adesso sui pochi paesi nel mondo che continuano a proibire l'aborto e possiamo aspettarci leggi sempre più estreme come questa argentina. Tutto cortesia delle Nazioni Unite, perché la pressione sull'Argentina per cambiare le loro leggi è venuta da molti anni dalle Nazioni Unite.